Signore e signori, benvenuti. Non so se avete visto il video sul canale Mates, ma è arrivata la fine anche per noi. Per coronare ho deciso oggi di organizzare l'ultima cena dei Mates. Ho affittato un bellissimo appartamento in pieno centro a Milano. Dico in pieno centro perché si è spenta la luce, c'è il movimento, troppo figa. Ho preso questo super appartamento in centro, è bellissimo. Ho anche preso un nostro amico chef, Rafael, che ci farà una cena buonissima. Oh! Soprattutto volevo ricordarvi che per coronare il percorso dei Mates abbiamo lanciato una capsule Mates Never Ends, trovate le felpe. Allora, abbiamo prodotto, dicevo, abbiamo fatto uscire una capsule Mates Never Ends, trovate il sito in descrizione, preordinabile fino al 20 dicembre, che è il giorno in cui uscirà il nostro ultimo video. Bene, detto questo, possiamo andare. Sono un po' arrugginito con i tour, devo essere sincero, è un po' che non ne faccio e questa casa è davvero davvero bella. Entriamo e siamo all'interno di questa sala enorme. C'è anche Rafael lì che sta già cucinando, ciao Rafael. Ciao. Abbiamo la sala, quindi ora vogliamo tutto nel dettaglio e capiamo soprattutto cosa possiamo inculare in vero stile Mates. Abbiamo un bellissimo divano e una scala, perché spoiler, è una casa a più piani. Abbiamo libreria vuota, non so perché, noi penso prenderemo questo e ce lo portiamo a casa. Dubai, tutto color oro, ci sono anche tipo di mini Swarovski incastonati, potrebbe essere un bel trofeo. Abbiamo anche il caminetto finto, che poi non è finto, è un caminetto vero, è finto perché non riusciamo ad accenderlo noi, che è un po' un peccato. Divani bellissimi, tutto bianco, comodissimo, molto molto comodo, tutto in pelle. In questo appartamento c'è dell'arte, non sto scherzando, ci sono anche tipo i test, guarda. Allora, Roberto Scalingi, inganno fatale. L'inganno è il cartellino dietro, perché ti fa rompere il quadro e poi devi dargli tipo 5-6 mila euro almeno. Abbiamo un tavolo lunghissimo, secondo me saranno tipo forse 4 metri. Abbiamo già, diciamo, apparecchiato, perché qui, come vi dicevo, faremo anche l'ultima cena dei Mates. Buonasera. Io vedo che, insomma, ti sento da fare. Sono già all'opera. In cosa consiste il menù di oggi? Come antipasto abbiamo una tartare con rucola, grana e riduzione di aceto balsamico. Come primo invece farò uno spaghetto con una crema di zucchine e basilico, pancetta dolce. Secondo abbiamo il filetto di maiale che devo ancora preparare, con una riduzione di vino rosso, con delle patate in forno. E per finire, come dolce, farò un tortino di cioccolato al cuore morbido, poi una crema ai lamponi e dei frutti di bosco. Alla semplice, grande. Veloce, però semplice col cazzo, però alla grande. Già che diciamo, volevo fare un piccolo tour della cucina perché è davvero davvero bella. Come vedete c'è questa isola con piano di cottura, con lavello. Abbiamo il frigo, altri strumenti, una pentola, un tagliere che sembra preso dallo stesso pezzo di legno del tavolo. La mia parte preferita, no, non è vero, se no sembro sempre un alcolizzato. Non è la mia parte preferita, però è molto carina anche solo da vedere. Abbiamo gli alcolici, fumanti, c'è, cioè, della vodka. Sai, non sai mai la serata dove va a finire, quindi fa comodo. Di qua, altri oggetti che sinceramente non so di preciso a che cos'è che serve. Cioè, questo, mo, che cacchio serve? Questa? No, è un'affettatrice. Che figata! No, la voglio anch'io. Vedete che è una cucina con i controcoglioni. Bene, andiamo a vedere la prima stanza. Allora, qua abbiamo un letto baldacchino, vedete, è tutto coperto con la tenda. Andiamo a vedere cosa c'è. Fratello! Benvenuto, ti stavo aspettando, questa è la mia suite. Lo sai che il letto baldacchino è fuori moda tipo da 800, vero? Porta, però è comodo. Fratello, questa è la mia stanza. Fratello, benvenuto nella mia stanza. Allora, faccio il tour della tua stanza. Andiamo. Ma che cosa mi è toccato? Una roba pazzesca. C'è un bagno in marmo. Ma la doccia? Perché? Non ce l'hai? Non ho la doccia, ma sei pazzo. Fratello, io mi lavo il lavello. Ma c'è anche l'aria condizionata in bagno? Oh, dopo 3 anni in carcere senti una roba di lusso. Ah, hai ragione. Okay. C'è solo... Ah, e questa è la tua doccina? Bella merda. Anche in carcere c'hanno quelle dall'alto. Via, via, dai. Andiamo a vedere l'altra stanza, che è la mia stanza in realtà. Fai l'ultima cena, si beve un po', una certa, non lo so, fai qualche chiamata, si diventa, cioè, diventa un po' una festa più che una cena. Questa è la mia sala. La sala è una camera, però da quanto è grande potrebbe essere tranquillamente. C'è il letto, che sembra comodo. Beh, devo dire che anche il letto simpatico. Vediamo il bagno com'è. Mi sa che anche questo... Oh! Ah, che cazzo fai? Ma ti ho detto che mi stavo facendo la doccia e ti raggiungevo io! Allora vedi che gran cielo! Fuori! Ma guarda che bello! C'hai due docce? Ma ti pare che non ci metto la doccia? Oh, fantastico! Perché io due piatti? Fuori! Ma no,
no, faccela, fai fare il tour. Ti pare una cosa? Aspetti fuori. Allora, questo mi sa che è tipo la sala principale, la stanza principale della casa, perché doppio lavello, doppia doccia. Sono sorpreso che non ci siano due tazze del WC e due tazze del bidet, però questa portiamo a casa perché è finita. Ma scendiamo. Oddio, ma sei scemo, mi hai fatto cagare addosso. Io non ho parole. La parte più spaventosa di questa casa, perché quando l'ho vista ho detto io non scendo. Ditemi se voi, cioè io, capito? Allora mandiamo una scoperta questa, vediamo. Allora, sembrerebbe che ci siano tutti. Sembra tipo Squid Game, capito? C'è una porta. Un altro bagno. Quanti bagni ci sono? Tutti i lavelli sono in legno. E di qua c'è il bagno. Ancora! Ma come fa? Fatti i cavoli tuoi per un secondo! So che ha problemi di incontinenza perché il lattosio, sai, quelle cose così, però... Abbiamo un altro bellissimo divano, pieno di divani in questa casa, questo è giallo, sempre in pelle, c'è un altro quadro gigante, diciamo che a questo tipo che ha creato questa casa piace l'arte, alla grande. Un altro divano, perché dici, non si sa mai, vuoi che manchi nel posto a sedere? Non si sa mai. Qui c'è una vetrata. C'è Giuse. Ciao. Buonasera. Questa? Da cinema. Com'è andato questo tour? Sta andando bene, carino, bene. A parte Stefano che ha problemi di incontinenza. Perché ogni video deve diventare trash? Però qua ci sta. Allora, ma scusa, raccontaci un po'. Ti racconto, allora. C'è un bel divano, però è scomodo. Beh, allora, così ci sto. Prima un divano un po' più grande. Dovevo mettere quella là, tipo con le poltrone che si abbassano. No, quello lì è un po' più profondo. Vabbè, ma se vedi questo già ci stai. Sì, ma è un po'... Ah, però aspetta, è vero. Però la sala, minchia. La sala rende. Allora, il televisore top, c'è una tecnologia che tu guarda e muovi. Come si vuol dire guarda e muovi? E tu muovi guarda. Tu muovi. Ah, c'è il cursore. Sai che state crociando? Quanto tempo fa è uscita? Scusa, sei vecchio, lascia stare. Comunque, la cosa più bella è sicuramente la scritta. Guarda, la scritta cinema. Qua c'è la surprise per il dopo, quando si ubriachi. Quando, cosa si fa quando si ubriachi? No, si canta! Funziona? Non lo so, però c'è. E poi la magia. Ci vogliono un po' di donne, no? Hai organizzato il festino? Non sapevo che era come in Giappone. Pronto? Oh mio Dio, ma c'è una piscina! C'è una piscina e un tizio che twerka. Ma dove vado? È chiusa la porta! Di là, prego. Siamo in centro a Milano e c'è non la vasca idromassaggio, una piscina! Hai portato la scena? No. Vabbè, comunque ho testato l'acqua solo per farti sapere che non è avvelenata. Fantastico, ma quanto caldo fa qua dentro? C'è aria di umidità. Sì, siamo in strada Dubai. Acqua Gino, la lezione di Acqua Gino. Dai su, su. Dai. Dai, ci vediamo al bar. Ho preso una bella bottiglia di champagne. Bella, tutti. Ho preso una bottiglia povera, assolutamente. Vedo quanto costa sta casa? Hai capito quanto paga YouTube poco? Basta! Questo è il mio perché il dottore mi ha detto solo un calice a cena. No, che figata! Ma raga, ma è una qualsiasi cosa che c'è in un qualsiasi bar. Però insomma, questa è una sì, casa. Ma sei a casa! Ok, va bene, una bottiglia. Apri sta bottiglia. Ma la sciavoliamo, rompiamo qualche vetro, tanto. Adesso gli esplode la bottiglia in mano e mi va un vetro qua. Perché è così? Adios. Raga, vai contro il Merlino. Piano! Piano! Grazie, non una birra. La basta così. Ha vinto il gran premio. Questa cena voglio vedere. Tutti a cena. Tutti a cena. Alla nostra. È buono. Ho provato, ci ho provato. È buono sì. Mi sfoculate il moe? 27 euro di champagne. Metà l'hai rovinato per terra. Che buono. 33 hanno pure fatto la crema. C'è un chewing gum. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Cazzo, Giuse, mostrami questa valigia. Ma non bloccare il fuoco. Si è messo un coltelli. Attenzione. È il set riposante che c'è là dentro. L'hai fatto a metà di me. La valigetta è figa. Ce la inculiamo? Oh, l'ho trovata per terra. È di qualcuno, no? È mia. Giuseppe? Giuseppe, no. Non si mangia le robe. Ah! Sono 210 grammi! Vai, Suri, prepara tu la tartare. Ma che neia, capisci? La forma magari non è perfetta, però a noi ci accontentiamo. Mia madre direbbe che sembra
Uno stronzo di cane. Certo, gli metti il cerotto sopra. È un mirtillo. Comunque quindi Guarda che bella. Schinelle di tartare di fassona piemontese con delle scaglie di parmigiano reggiano 48 mesi, non esiste, l'ho inventato. E dei mirtilli con della pancetta dolce, perché è una sapidità che contrasta bene la sapidità invece del manzo. È semplicemente un piatto epocale. Vuole fare la coda d'aragosta e vaffanculo, fratello, guarda che cazzo mi è uscito. Schifo quello di tu. Guarda qua. No dai, no. E per concludere in bellezza, sai che cazzo ci metto? Figa al cioccolato, una cracco muto. C'è una buona cremosità da fare. Ma non l'hai assaggiato ancora. E devo dire che il cioccolato è stata una scelta un po' azzardata, ma vale 3 stelle di Michelin. Allora, la cioccolata ti prego, sorri, no. È come quando pucciavo le San Carlo nella Coca-Cola. Guarda che cazzo di combino, fra. No. Pensavo meglio. Allora, fratello, mettiamo un po' di patate lungo questa scia di roba. La riduzione è dolce, quindi ci sta un po' di contrasto acido del... Non so che cazzo sono questi, però. Io, raga, non ho trovato la forchetta. Buon appetito, ragazzi, quindi. Cazzo, buon appetito. Enjoy. Cazzo, quel salame al cioccolato sembra davvero buono. Ok, e ora la schiaffo. Ora schiaffi. Cazzo, fratello, è un cazzo di pollo. Cioè, mettiamo un altro po'. Basta questo cazzo, fratello, cazzo. Così. Porca merda, si scotta. Come cazzo hai fatto a prenderla in mano? California Bakery. E c'è passato Joker qui, eh. Allora, raga, qua è tutta surprise perché abbiamo avuto un po' di problemi. Quindi Rafael dice l'interno è da capire, eh. Io parto dallo stronzo. Anche l'odore è invitante. Sì, ma dentro tipo mi sa il calore della lava. Cazzo, è tutto buono, complimenti, fratello. Veramente buono. Ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo settimana prossima con il prossimo video prima della fine dei Mates, che sarà il 20 dicembre. Vi ricordo il pre-order in descrizione per Mates Never Ends. Leva la mano, vaffanculo, leva la mano. Grazie a Rafael che non ci ha avvelenato. Grazie Rafael, c'è più un piacere. Poteva avvelenare la storia di YouTube e non l'ha fatto. Grazie ragazzi, ci vediamo settimana prossima, bella.